Salve a tutti ragazzi, io sono Mist e bentornati nel nuovo episodio della Nuzlocke. Parliamo sottovoce per adattarci alla musichetta di sottofondo abbastanza inquietante di questa grotta. Questa è la battuta in off camera, perché è l'unica da battere in off camera. E vedete questo puntino nero? È un po' come che mi attacca, ma io lo evito. E qui, se non sbaglio, dovrebbero esserci la lotta in doppio con Serena. Sì, lotta in doppio a cui io voglio portare magari Scatterswag. No, perché hanno Pokémon. Contro il Team Flare per il momento mi fido a portare solamente Charmeleon. Seminiamo il terrore con eleganza. Noi siamo il Team Flare. Invece dei fossili abbiamo trovato un ragazzino. Non parlerò più così perché sennò mi fa male al cuore. Mister MG! Quel Team Flare sono in due. Quindi anche noi due dobbiamo lottare insieme. Va bene. Ho già lottato contro altri membri del Team Flare, sì, io l'ho sbaragliato, sai com'è, in Pokémon Y. Non ho niente in contrario se volete la felicità di quelli del vostro team, ma l'idea di farci sparire tutti è assurda. Non ve lo permetteremo. Brava Serena, digliene due. Anche tre, anche quattro. Le due reclute del Team Flare mandano Scraggy e Croagunt. Quindi tutto sommato portare il nostro Viviglio non sarebbe stato male, però evidenza. Adesso Espor, riesci psicologicamente usare una mossa psico su quel Croagunk che è super efficace. Intanto mando Ira di Drago su Scraggy, gli faccio big danni. Eccolo, ovviamente. Ah, ovviamente. Ehi là, ehi là, ehi là, sti brutti colpi. Ehi là, ehi là, sti brutti colpi. E là, diamoci una calmata. Diamoci una calmata. Riesci ad usare la stessa mossa su Scraggy così lo mandi KO magari? Bravo. Potevo usare l'idea di drago su Croagunk a questo punto, però l'evenienza non è mai troppa. Muori. No. È super efficace. Però adesso l'idea di drago me la vorrei conservare, non voglio sprecarla. Ti mando un bel braciere, ti brucio tutto quanto. Potevi usarlo un turno prima, caro mio. Magari non arrivavi a vita rossa se lo facevi. Tranquillo, non ti giudico. Ricevamo tanta buona esperienza. No, il Team Flare, poverino. Così è rimasto di stucco, ha perso. Gli viene da piangere, poverino. 3200 euro, mi ci compro tanta roba con quei soldi. Ah, no. Rigenerando i fossili si fanno bei soldi. O bei Pokémon. Magari un Tyrantrum con come si chiama l'abilità? Che non fa subire i contraccolpi, così può usare Sassata, quella mossa con 150 di potenza. Zuccata. Così la può usare tranquillamente. Quel Tyrantrum non l'hanno ancora rivelato. E tu, professore, dimmi tutto, ricercatore, l'hai trovato? Salve, anche voi in cerca di fossili? No, noi in cerca di te. Tutto bene, il Team Flare non si è fatto vedere? Team Flare? Cos'è? Un Pokémon? Non importa, meglio così. Sembra completamente perso dai fossili. Siete capitati al momento giusto. Appena trovato dei fossili, ma sono sempre lei che avevo già scoperto, quindi ve li posso regalare. Preferisci il Ferro Mascello o il Fossil Pinna? Allora, il Fossil Pinna ci inganna perché ci dà un Pokémon tipo ghiaccio che non mi pare possa imparare Surf. O sbaglio? Però Mascella ci dà un Pokémon di tipo drago roccia. Però è un drago roccia fisico. Non è che abbia tutta sta voglia di averlo, quindi penso punterei su Aurorus. Però Aurorus ha moltissime debolezze. Quindi andiamo. Scelta casuale, dato che nessuno di voi. Fossilpinna. E Fossilpinna fu. Questo fossile? No, non lo voglio. Fossil pinna. Con questo fossile allora. Sì, lo voglio. Fossil pinna! Beh, allora io prenderò l'altro. Bravo, accontentati. Ok, scusate per il piccolissimo taglio, se mi ricordo di farlo, spero di farlo, perché per l'ascesa mia sorella, magari ogni giorno farò un bello speciale con tutte le scene con mia sorella che viene a disturbarmi mentre registro. Grazie Marcella. Ok,
Allora, tu quello che mi dici onestamente non mi interessa. Dobbiamo allenarci di più. Tu allenati di più. Io sono già abbastanza forte, onestamente. Il mio problema è che sono troppo forte con questi Pokémon. Arrivo il momento di usare la fune di fuga per scappare. E si scappò. Teletrasporto come Goku. E arrivò il momento di mettere primo Scatter Swag. No, ti viene l'argento polvere per adesso. Voglio salire di 1-2 livelli a livello 20, poi continuo ad allenare per essere. No, non voglio usare. Ah, sono qui. Dove sei, Volo? Ah, qui vi ricordate nella puntata precedente che abbiamo ucciso tutti i Pokémon selvatici che ci sono capitati davanti, grazie a Frustata e Morso che crittano a caso. Ah, che brutte cose. Che brutte cose. Poi magari quando ti serve il critico non ti viene mai. Quando devi catturare qualcuno. Hippopotas, lo stavo per calpestare. No, Rayo non lo stavo per calpestare. Mamma mia, sta sabbia fiume, quanto la detesto. Ma io fuggo, qual è il problema? Scappato pericolo. Scappa, Scatterfag, scappa. No, 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 qua no. No, dove vai? Puh. Distrutto fu il masso. Altro Hippopotas. Scatter Swag, vai. State facendo venire voglia di fare un sand team. Magari da doppio, da VGC. Chissà, nella prossima generazione forse. E si scende. Bene, eh? Appare un altro Pokémon, si rallenta. Tu, tu. Eccolo qui, un altro Hippopotas. Eccolo là. Con sabbia fiume. Che è l'unica mossa che può apprendere, quindi è ovvio che abbia sabbia fiume. Un altro Hippopotas maschio. E Vivillon scappò. Un altro, penso. No. Non ho mai fatto io la collezione dei Vivillon, la fanno tutti, c'erano tutti shiny flawless di tutti i colori, però io no, io non ce l'ho neanche flawless, neanche uno è un flawless. Ah, sono poco collezionista, infatti non ho nessuno shiny flawless, ne ho pochissimi, giusto un Charizard X. Tra l'altro Charizard X, mega voluto. Cioè già diventa nero, Mega Voluto diventa un po' più chiaro, quindi è inutile lo shiny per Mega Charizard X. E là, bello mio. È un fossile, vuoi rigenerare un Pokémon? Darò vita a un Pokémon da questo fossile pinna. Quindi, me l'hai portato? Cioè, è l'amore, abile cruda. Amore è stato postato nel box 1, ma non gli posso dare il soprannome? Non gli posso dare il soprannome, non lo posso usare senza soprannome. Maura, audace, con pelle gelo, mi piaceva l'abilità pelle gelo. Anche se un sacco di. Aspetta un attimo. Audace, più attacco, meno velocità. Non sei male, caro mio, non sei male. Hai delle statistiche anche niente male. Sto riduttore diventa una potenza con pelle gelo. Perché diventa no, di tipo ghiaccio, mi pare si potenziano del 30%. Ti mettiamo al posto di nessuno per adesso. Più là si vedrà. Mi dispiace, caro mio. Adesso rimani nel box. Nel box, nel box. Sei finito nel box, nel box, nel box. E ci rimarrai per un po' di tempo. Quindi. Arrivò il momento di andare in quell'altro percorso. Torna pure quando vuoi. Ecco, questo dice. Questa è la più sensata, torna pure quando vuoi. Non speriamo di rivederti presto, che ti augura che i tuoi Pokémon muoiano. Tu dammi l'amo. Dammi l'amo. Ciao allenatore, vuoi incontrare anche tu i Pokémon che vivono nell'acqua? Dai, ti posso dare una nuova vecchia. Grazie, bro.
No, so come funziona. No, fidati, so come funziona. C'è il phishing a go-go. Squame cuore a go-go. E fu percorso 8 in cui ho già catturato un Pokémon. No, cosa fai? Che forse ricerca strumenti e trova persino un oggetto invisibile a occhio nudo. Ah, oh, grazie. Grazie davvero. Lo userò sicuramente. Mo sono sempre stato un appassionato della caccia al tesoro per perdere tempo nell'avventura. Tu con me non ci lotti. Vi evito tutti, guardate. Vi evito tutti. Qui cosa c'era? Non è niente, non ho spaccasossi. Spaccaroccia. Alto Ripoli! La città del pattini? Questa è una città swag. Se troviamo di qua. C'era qualcosa qui in giro. Ah, il percorso 10. Possiamo catturare un Pokémon? Sì, dai, possiamo catturare. Una Pokéball. Là c'è una Pokéball. No. Perché ti siedi? Super pozione! Catturiamo il Pokémon, se no l'episodio magari sarà un po' piatto, forse, se non riusciamo a catturarle. Perché è sempre una bella cosa catturare Pokémon. Strada dei Menhir. Nei fiori. No, 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 no. Sì! Sì! Lucia. Sudo freddissimo. Sudo freddissimo. Non è stata una buona idea. Non è stata per niente una buona idea. Non è stata per niente una buona idea. Per niente. Ciao Marcella. Vai tranquilla, sta per nulla una buona idea. Però mi fa venire più voglia di prenderlo. Ira di drago? Ripeti, sono costretto a ripetere il braciere. Mi slamte devo usare braciere. Un altro e poi giù di ball. Sperando che non mi mandi KO prima. Vabbè, lui usa ripeti tranquillamente. E giù di Mega Ball. Perché Aulucia è un Pokémon devastante. Fortissimo. Vedete che mi stava buttando giù Scatter su un colpo. Per fortuna è rimasto con un PS. E si libera. Aerosalto, che non mi dovrebbe uccidere. A meno che non critti. E speriamo davvero che non critti. Ma davvero, davvero? C'è un gatto evaso? Gatto, non evadere mentre registro, per favore. Un'altra? Ok, professionalità questo canale. Livello 21. Visto Rusia? No. 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 Buonanotte anche a te. Grazie. Mai. Pokémon lotta libera. Avevo letto lo Pokémon lattina. Nonostante le piccole dimensioni, questo Pokémon spacca davvero i culi. In grado di tenere testa a Pokémon ben più grandi come Machamp, Pariyama o di quasi shottare tutti i Vivillon. Scusate mia sorella. Tra l'altro questo avremmo dovuto chiamarlo per essere. È femmina! È femmina! La chiameremo. Si chiama Lu Avluca? Si chiamerebbe Avluca. Però lo chiama Avlucia. Mia sorella è dell'altra sponda. Gli piacciono i Digimon. Lo so. Continui i contrasti in casa, non potete capire.
Lucia, è stato un piacere. Liscia una bacca. Bacca paia. Scatterfag mi è quasi morto, mi stava crepando. Adesso andiamo subito a curarci e andare a battere la palestra. Che voglio batterla in questo episodio. Spero. Ma prima andiamo da Fratellanza, bro. Che è sempre all'ultimo piano, in fondo. Così proprio fiero. Qui. Fratellanza, bro. Ehi, bro, ci si vede, bro. Sono io, Mr. Bro, il divulgatore di potere io. Solo una domanda, tanto per essere sicuri. Ha bisogno che ti spieghi cosa sono i poteri io? No. In gamba, bro. Allora vai, bro. Lottiamo per la fratellanza. Potere compenso. Potere compenso aumenta big money, bro. Ora puoi usare potere io tramite il PSS. Più li usi, più saliranno di livello. Non esitare a usarli. Credo proprio che mi dileguerò. Brofist! Ciao, fratellanza, bro. È sempre un piacere. E tra l'altro dobbiamo curarci, non ce lo dimentichiamo, se no muore Scatterfuck che è rimasto con un HP. Proprio sudatissimo. Negozio di vestiti. Andiamo a cambiare un po' il nostro look. E là. Fai pure con comodo, certamente. Ci mancherebbe. Meglio il mio berretto con logo. Questo com'è? No, sono meglio i marroni con la rossa. Lo so, faccio abbastanza cagare a scegliere l'estetica del personaggio. No, i scarponcini sono i miei preferiti. Ci sono altre borse? La borsa rossa! Guardami. Personalizzato, mi piace quella borsa così rossa. Forse sono un po' troppo rosso, dovrei cambiare borsa. Però vabbè, per adesso andiamo così, poi cerchiamo di prendere le cose swag. Minchia, 6.000 euro per due cose. Quanti soldi vuoi? Torna a trovarci, ma mai più, quanti soldi mi fai pagare per dei vestiti? 6.000 euro. Ma stiamo scherzando? Ah, stiamo scherzando. Curiamoci, ecco l'altra. Non ho ancora capito perché cambia così. Ogni tanto ci si cura bond, davanti ogni tanto cambia inquadratura. Torna quando vuoi. Certamente, fino a quando non chiedete soldi, tornerò. Guardiamo le statistiche di questo allora. 45 di attacco. Mamma mia, 45 di attacco. Ed è veloce. È roccia di re. E a tre, mi piace, Lucia, benvenuto nel team, che mi vendi tu? È sempre comodo averne una, per evenienza. E là, Pokémon della stessa specie possono avere delle abilità diverse. Grazie, capitano ovvio. Adesso dritto al negozio di biciclette perché ci prendiamo la bicicletta gratis. Ehi, bro, dammi la bicicletta. Sincletto il numero 10.001. Tra 10.000 c'era un omaggio di una bellissima bicicletta, ma è ancora una possibilità. Se risponderei correttamente potrei ottenere uno anche tu. Pronto? Le biciclette sono disponibili in colori diversi? Sì, le vedo. Ok, molto difficile come quesito, davvero. Cioè, tu esponi biciclette di due colori diversi e poi chiedi se le biciclette possono avere colori diversi. Cioè, la stai regalando, chi è che non indovinerebbe?
Sfrecciamo tutta Kalos. Wow. No, non possiamo salire. Sfrecciamo tutta. Chi è qua? È Lino? Ecco, insomma, purtroppo la gara ciclistica è già finita. Beh, ho vinto io. Mi spiace che tu abbia mancato la corsa. Tieni, questo regalino ti tirerà su. Grazie all'MN Forza, uno dei tuoi Pokémon potrà spaccare le rocce. MG ottiene l'MN04 che contiene forza. Per usare la mossa Forza ho bisogno di una medaglia. Cioè, te la posso dare io la medaglia. Vieni a trovare. Certamente. Difesa X vale sicuramente la perdita di tempo per andarla a prendere. La userò sicuramente nelle lotte. No, state tranquilli che la difesa X è uno strumento molto importante. È molto fondamentale usarli durante le lotte perché sono strumenti che vanno usati perché hanno il loro utilizzo, avete capito, no? Hai capito? Difesa X. Utilissimo, compratelo, pubblicità occulta. No, di qua, ci sono cascato di nuovo. Però se qui c'è la palestra, sopra ci dovrebbe essere qualcos'altro. Forse l'ingresso di un nuovo percorso. Nuovo percorso che andremo ad esplorare più in là. No, me lo sono perso. No, che poi forse è proprio la grotta tra i Tugnoni, quindi. Esplorare più in là una ceppa. L'ho già esplorato. Special X? Ah, davvero? Altro strumento che vale assolutamente la candela. Mi raccomando, usatelo. Conservatelo per molto nella borsa, perché è sicuramente utilissimo. Prima o poi lo userò tranquillamente. Adesso, questa palestra nella quale si trova la granita che mi ha fatto dannare per trovarla. Palestra di Alto Ripoli! Dun dun. Palestra, non si sa come ci va ad essere una cosa così grande qui dentro. Un po' di roccia. Qui. Non perdiamo tempo e mandiamo Gressel. Diamo roccia di re. Poi mettiamo come secondo Avlucia. In caso. Anche se. No, Avlucia non ha mosse tipo lotta per adesso. Ah, vuoi proprio lottare allora? Hai bisogno di una pausa, sei stufo di lottare e scalare. Ercolano, giovane speranza, che manda due ball. Con le otto roccia, quindi una bella frustata lo dovrebbe mandare a pochissima vita. Ah, sono soddisfatto del livello che abbiamo raggiunto, perché siamo. Danni. Avete visto? Siamo equilibrati. Caduta Massi, colpisci due volte e non ci pensare più. Perché 21 contro 21 e capopalestra avrà Pokémon a livello un po' più alto. Oh, calmo calmo con sti danni, sai? Lui per il nemico non ha più energie. Ci dai tanti punti esperienza. Ah, Relicant. Relicant ha un attacco davvero da non sottovalutare. Quindi mandiamo un buon spaccio e lo sacrifichiamo. Perché se mi fallisce il rotolamento, lui mi butta giù. E il rotolamento lo resiste. O sbaglio? Se potessi usare le mosse tipo erba sarei molto più contento. Super pozione. Pistolacqua. Ah, la resistiamo bene. Vai, frustata. Puh.
Molto potente, complimenti. Allora, dobbiamo andare di nuovo presso. Sperando che non gli venga in mente adesso di usare una zuccata. Relicant con bella scelta e zuccata è una cosa di devastante. E non sto scherzando. Manda capo due colpi Gliscor e Landorus. 18! Ah, la resistenza. La resistenza. Costrettissimo ad usare una sveglia. Mister G usa sveglia. Adesso si è svegliato. Pistola acqua. Vai tranquillo. Ah, pure brutto colpo era. Benissimo allora. Quanto è veloce. Almeno ci darà tanta esperienza, spero. Quanto è resistente questo Pokémon. Ha una difesa. Sbadiglio, ma è andato di ucciso, quindi. Stiamo in pace con l'anima, tutto il posto. Bellissimo, infelici. Altro buon spaccio, mo sale di 5 livelli. E la miseria dei punti esperienza. Se l'avessi battuto solo un wrestler sarebbe stata una bella cosa. Buon spaccio è salito a livello 11. A 12. Abbiamo sconfitto il Colano, il giovane speranza. Adesso possiamo andare avanti nella nostra scalata. Non ho la più pallida idea di dove andare. Forse di qui? No, non è di qui. Sono quasi sicuro. E si va di questo lato? Sì, la vedo. Posto per salire. No, vicolo cieco. Ah, qua si trova la granite. Se non sbaglio. Era proprio di qua, un percorso contorto. Molto contorto. Eccolo là dietro. Qui cosa c'è? Aesis. Sono le persone dell'animo nobile possono scalare la palestra di Alto Ripoli. Io sono di animo nobile. Dislessico, ma di animo nobile. Ma è un campo un Solrock. Vai, wrestle! Solrock tra l'altro l'ha sessuato, poverino. Aia. No, turbofuoco in trappola. Shottalo. Situazione di merda, situazione orribile. Pessima situazione. Devo riuscire a resistere e a piazzare un parassiseme. Altrimenti siamo fottuti. Non usare turbofuoco. Non mandarmi a meno di 12 di vita. Ah. Io che mi preoccupavo di essere troppo forte per la palestra. I danni. Per fortuna ho le super pozioni, so, sarebbe già morto presso in questo momento. Sono necessarie. Super pozione. Seconda come al solito. Adesso, no, brutto gol, no, non è brutto gol. Ah, secondo aveva danno variabile. Adesso è il momento di buttare una frustata. Seconda. E mo mi manda KO. No, per fortuna. Brutto colpo, devi darmelo prima un bel brutto colpo, no? Almeno punti esperienza ci sono. Lunaton. Scatterswag. Lunaton è speciale. Momento di un ultimo blocco. Attacco speciale di Mimi. Ipnosi. E ovviamente colpisce.
E ovviamente io non voglio sprecare la mia sveglia. Brutto colpo. Sono stato ingenuo, molto ingenuo, e abbiamo perso il nostro Scatterfag. Mi dispiace. Ah, che brutta cosa. Che brutta cosa. Anche se so che questo fa piacere a voi perché stavano morendo troppi pochi Pokémon in questi episodi di Nuzlocke. Davvero troppi pochi Pokémon. E il primo Pokémon morto è il nostro Scatterfag. Che tra l'altro era anche ora perché io sto facendo un sacco di spam occulto in questi giorni. Con tutti i riferimenti che faccio guardando il suo nickname. Quindi. Cattivo Scatterfag. Adesso un bel braciere e ti mandiamo giù tranquillamente. E l'unatore nemico non ha più energie, poverino. Messo la metà riceve 726 punti di esperienza. E purtroppo non abbiamo ancora la varietà di team necessaria per evitare queste situazioni spiacevoli, però. Mi dispiace, Scatterswag. Vai in fondo al team morto. Adesso. Momento di curare. No. Indietro, dove sono le super pozioni? Sono qui. Curiamo. Curiamo. Curiamo a buon spaccio. Usiamo PS su Wrestle. Aumenta un punto salute. E ci prendiamo lo strumento da Scatterfage. Che andremo a depositare nel box dei morti non appena ne avremo l'occasione. E scendiamo da qua. Te voglio davvero evitare. Ecco appunto. Eccoci qua, Lino. Ti chiami Lino, no? Ti stavo aspettando con ansia. Questo è il tono che mi fa venire in mente quando ci sono quei puntini. Non stavo più nella pelle dell'attesa. Yeah. E sai perché? Perché voglio sfidarti, ovviamente. Sei stato molto in gamba a salire fin quassù scalando le pareti. Ma io non sarò da meno. Come tu a me hai trovato pane per i tuoi santi. Certo, i muscoli sono fondamentali nelle scalate. Per vincere nelle lotte ci vuole ben altro. E iniziò la lotta contro questo capopalestra. Lino, no, avevo azzeccato il nome, si chiama davvero Lino. Ma ora che ha mosse tipo ghiaccio, ho paurissima delle mosse tipo ghiaccio. Paurissima. In ogni caso, 25? Mi prendi in giro? Tipo ghiaccio fisico? Aia. Adesso che si fa? Allora, a Lucia se avesse una mossa tipo lotta sarebbe fondamentale adesso. In ogni caso, allora posso andare di Trespolo. No, perché volevo annullare. Ai. E morì a Lucia. Per il fail mio. Vi spiego cosa volevo fare. Volevo annullare il suo tipo volante per incassare quel colpo e poi farlo morire. Però mi ero dimenticato che se tutti i PS non ha effetto non ha effetto Trespolo, quindi non annulla il tipo volante, quindi sono morto come un cretino. Ah, evito pure l'attacco. Adesso un difesa X non
Mi sarebbe stato. Merce. Allora, Loudspeed Yamon non penso. Ah, sono onda. Benissimo. Spero non rimanga paralizzato. Questa partita, questa lotta, questa palestra è stato un bel fail. Perché ho fatto dei fail stupidi. Tyrant. No, continua a lottare, ti voglio piazzare un prassiseme. Sperando che tu non abbia gelodenti. Ecco appunto, morso. Bressel, usa Parassisema. Però onestamente sono contento. Semplicemente perché ero un po' stufo di come stavano prendendo le pieghe. E far morire qualche Pokémon, ossia due Pokémon. Era una cosa che doveva succedere prima o poi. Bressel usa frustata. Non gli faccio niente. Dammi tutta quella vita. Adesso però non posso far morire anche Pressel. Quindi devo usare per forza una super pozione. Che è qui. Tanto anche lui forse la utilizzerà. Ecco appunto, lui usa iper pozione tra l'altro. Super pozione. Ah, se avessi tossina. Allora, prendiamoci un po' di vita. Non la recupero dato che sto già a vita massima. Lui va di morso con la sua ferro mascella. Che fa molti danni. Molti più danni di quelli che faccio io. Beh, ci siamo preparati male per la palestra. L'ho presa molto sotto gamba. Davvero troppo sotto gamba. E siamo stati puniti. Vabbè. Sperando che non accada più nei prossimi episodi. Adesso sperando che lui non critti con quel morso. Anche se non dovrebbe buttarmi giù neanche con il critico. Ah, tentenno tra l'altro. Mi leva 20 HP con. Adesso se critta mi manda giù, è una cosa che voglio davvero evitare. Questo Pressel. Iniziano le prime morti, mi dispiace. Anzi, dispiace più che a me. Sentimenti contrastanti su questa lotta. Dietro c'è quel faro in fondo al campo di lotta che mi acceca. Anzi, sono due fari, guardateli. E allora, adesso un frustato dovrebbe essere GG. Ecco, avevo paura che usasse di nuovo Iper Pozione, cosa che non avrei sopportato. E tentenno, ovviamente. Recupero vita. Adesso è vinta se non usa niente di strano. Morso. Sei un po' ripetitivo però. Vabbè, anche io sono abbastanza ripetitivo. E frustata fu. Dai, un nemico non ha più energia. E ricevo pochissimi punti esperienza. Hai dimostrato di essere una paretta insopportabile per me. È insormontabile. 4.000 euro. Vabbè. Anche per l'ansia massima non si raggiunge proprio questo scopo. Però l'importante è non darsi mai per vinti. Affrontando te e la tua squadra ho potuto percepire una volontà indomita, la volontà di non arrendersi mai con qualsiasi avversario e in qualsiasi situazione. Voglio provare il coraggio e lo spirito di squadra che avete dimostrato in questa ammirabile lotta. Ecco la medaglia Rube. E seconda medaglia ottenuta! Na 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 na. Con la medaglia Rube sarei in perfetta armonia con tutti i Pokémon fino al livello 40. Compresi quelli ricevuti tramite scambi. E poi un'altra cosa per te. Rocciotomba! E Rocciotomba è quello che mi interessava, adesso puoi anche andartene. Sì, lo so cosa fa. Tra l'altro, se vedete in testa, ha le stesse di coriandolo che ha Speupa nel manto. Andiamo a depositare i nostri morti. Che sono stati tre. Uno
sacrificio, uno morte inaspettato e l'altro morte per idiozia. Ossia, a Lucia è stata morta per idiozia. Avrei potuto farti accordarla, forse l'avrei mandato capo. Non penso, ma forse. Adesso creiamo un box. Nome. Morti. E questo sarà il box in cui depositeremo tutte no le nostre vittime. A Lucia, Scatter Swag, mi dispiace addio, e Rimas. Che prenderemo nel caso ci servano per le MN, nel caso siano strettamente necessari. Quindi ci prendiamo un team Amaura, Whisper ed Exuvi o il nostro Mr. MG Portafortuna, che non serve a niente. Penso ci porteremo Spoink. E Spoink fu. Quindi i nostri Pokémon seri sono rimasti due starter. Sì, penso ci si possa fare qualcosa. Spero ci si possa fare qualcosa. E curiamo i Pokémon. E così, mentre curo i Pokémon e per poi uscire leggermente a prendere una boccata d'aria, inizio a salutarvi perché la parte di oggi della Nuzlocke Challenge è finita e possiamo dire aver fatto abbastanza roba. Abbiamo attraversato tutto il mondo, abbiamo preso i poteri di fratellanza, abbiamo battuto la palestra, abbiamo fatto davvero tante cose. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che sia riuscito ad allietare la vostra giornata se l'avete guardato fino alla fine. Quindi da me è tutto, spero il video vi sia piaciuto, come già detto, sono molto ripetitivo. E continuando a dare un tocco di Mr. Bartling, noi ci vediamo ad un prossimo video.